Ciao amici, ciao raga, ciao. Bentornati sul canale in questa nuova avventura. Scusate se adesso parlo a bassa niente da fare raga, scusate se parlo a bassa voce raga, ma siamo in centro paese di fronte a un palazzo storico davvero esagerato, quindi dobbiamo mantenere un attimo un profilo basso. Poi all'interno non so come sarà la situazione, se ci saranno comunque finestre chiuse e quant'altro, magari avremo la possibilità anche di alzare leggermente la voce. Niente, quello di oggi ragazzi, già da fuori è un palazzo che parla, veramente è bellissimo. Niente raga, non ci resta che entrare e scoprire insieme questa meraviglia abbandonata. Perfetto ragazzi, inizia il nostro viaggio nel tempo. Porta apertissima. Wow, fischio. No vabbè raga, ma che entrata spettacolare. Aspettate ragazzi che ho la luce blu. Ok ragazzi, avevo la luce blu per fare un effetto boh, non lo so nemmeno io che cosa voleva fare. Comunque siamo già dentro un salottino, mamma mia. Cioè, guardate le ragnatele, come si calano giù. Delle corde. Vero, sì, anche a me sembravano delle corde. Cioè, com'è fitta. Qua dentro c'è una, non so. Sì. Guarda quanti ragni morti. È pieno di ragni morti. Sì, no, ma raga, guardate questo libro. Cos'è? Guardate che spettacolo. Mamma mia, che inizio davvero spettacolare. Ma c'è anche una foto sulla lampada o sbaglio? Soffitto affrescato. Adesso controlliamo, vediamo. Sì, sì, sono dei paesaggi. Sì, ma quindi cos'è? Ah, sono album fotografici. Veramente? Vediamo se ci sono delle foto. Guarda. Occhio a non farti catturare dalle ragnatele. Guarda, album. No, che meraviglia. Peccato. No, bello. Vabbè. Prima volta, tra l'altro, che lo vediamo svuotato dalle foto. Sì, ah, sì. Di solito li troviamo sempre ancora tutti. Guarda questa televisione, raga! Questa è vecchissima. Via, questa è una Filco. Una Filco. Mamma. Che specchiera, ragazzi, incredibile. Incredibile. Come già si intuiva dall'esterno, l'inizio è veramente mozzafiato, ragazzi. Sì, ma guardate un attimo, vedete? Che cos'è questo? No, a parte questo, adesso lo... Questo è il numero. E no, guardate, sono cose tipo per metterle tipo all'asta in vendita, non lo so. Ah, è vero! B13, piano in marmo nero. E mi sa che erano state messe all'asta, sono numerini d'asta questi. E questo qua non lo so, sembrava un proiettile, ma non è un proiettile. Questo qua è un uomo. Donne e motori, gioie e dolori. Guarda che bella questa conchiglia in cristallo con una perla, che meraviglia. Cercando qualche data, questo qua è del 23 novembre 1988, amore. Cavolo, il mio anno. Il tuo anno, sì. Comunque siamo parecchio indietro nel tempo, eh. Sì, sì, cavoli. Tra l'altro, raga, non avevo inquadrato inizialmente questo mobile, cioè pensavo fosse un mobile, e poi invece la Fra e Alex mi hanno fatto notare che è una radio. Sì. Incredibile. No, è una radio, mi sa, poi giradischi. Esatto, sì, perché sopra, infatti c'è il copertino. Vedete, qua ci sono tutte le manopoline. Ma dai, che spettacolo, questa qua è vecchissima, sì. Raga. Che meraviglia. Perfetto, ragazzi, direi di continuare... Sì. Il nostro viaggio nel tempo per la prossima stanza. Ragazzi, pieno di zanzare, sono iniziate. Esatto. Ci stanno mangiando. Abbiamo messo la mascherina. Esatto. Comunque c'è moltissima polvere. Anche io e Alex, infatti, vedete, stavolta... Siamo mascherati. Mascherati, ragazzi. Siamo i banditi. Quindi, sì, lascio un po'... Non lo so, non mi ci trovo, però per tutelarci, ragazzi, è utile. No. Soprattutto in questi posti polverosi, cioè, è sempre meglio averla. Comunque ci siamo anche proprio resi conto che dopo alcune esplorazioni, dopo magari una giornata di esplorazioni senza mascherina,
l'indomani abbiamo proprio qui quella sorta di tosse. In quelle case piene proprio di cacca di piccione, quindi abbiamo detto meglio una mascherina fa, usarla. Come ci consigliate sempre. Esatto. Ragazzi, continuiamo. Mamma, ragazzi, ma che spazio. E già la intravedo. Madonna. No, che bello. Ma che meraviglia, guardate che vetrata, il soffitto. Che spettacolo. Un altro salottino? Sì. Ma quei cosi, esatto, proprio quello che stai guardando te appeso al muro. Sono vecchissimi. Questo qua. Ci sono dei dati? Sì, esatto. Ok, allora niente, quello non lo riprendo. Qua ne abbiamo un altro che, vabbè, ragazzi, non mi avvicino finché la Fra non ci dà l'ok. Perché potrebbero esserci dei dati comunque preziosi per il ritrovamento della casa. Quindi ci dirà la Fra di cosa si tratta. Allora, sì, è un diploma di laurea. Ok. Del 1905. Fischia. 1905, sì, perché dice nato l'anno 1880. Mamma mia. Mamma mia. Vecchissimo. Sì, tanto tempo fa, il signor Paolo. Ok, il signor Paolo. Sì, era un dottore, quindi a tutti gli effetti. Infatti, una laurea veramente datata. Giurisprudenza, quindi era un avvocato. Bello, ottimo. Ma questa è una spettacolo. Spettacolo. La vetrata colorata. Ma anche il pavimento, ma che bello. Fischia. Il pavimento anche molto che tra l'altro, guardate, anche questo lampadario era inventariato all'asta. Vedete, F25 proprio qua. È tutto all'asta. Sì, 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 è finito tutto all'asta. L'abbiamo ancora da capire il perché. Abbiamo delle bottiglie di liquore qua. Dove, amore, cos'è? Foto? Sì, di una signora in montagna. Ora non so se sia un green screen, se che ai tempi si usavano fare le foto con dietro gli scenari, diciamo, stampati. Non lo so, perché ormai è talmente sbiadita che non si riesce a capire molto bene, però bella. Molto. Tanto la Fra, ragazzi, stava curiosando il mobile, che io ho guardato i liquori ma non l'avevo aperto e fischia. Un altro deposito di liquori, quanta roba! Queste bottiglie qua sono favolose. Sì, no, no, quella lì è bella. Guarda, qua ce n'è un altro. Sì. Vino verde. Cos'è il vino verde? Vigno, vigno. Vigno, è il vigno verde. Cos'è quella lì? Deve essere una grappa. Ah, ok. Bello però, cavolo. Ok, ragazzi, come inizio non c'è davvero male, no? C'è veramente un palazzo veramente bomba. Questi due salotti, soffitti affrescati, questa vetrata colorata, veramente già è spettacolo. Cioè, per me l'esplorazione volendo si potrebbe già concludere con queste due stanze, esatto. Che comunque hanno già raccontato tanto, hanno già dato tante emozioni, però davanti a noi abbiamo una porta aperta che, mentre facevamo le foto e i dettagli di questa stanza, purtroppo l'occhio cadeva di là. Raga, anche perché era impossibile non farlo cadere. No, raga, preparatevi. Io vi preparo giusto per non farvi prendere proprio da quell'emozione forte, improvvisa. Ma preparatevi e tenetevi forte alla sedia, al divano, dove siete, perché è veramente eccezionale. Ma è qualcosa di magico. È stupenda, eh. Cos'è? Ma che lampada? Cioè, è un lampadario. Guardate la Fra, ragazzi. E guardate il lampadario. Ma poi è bellissimo, cioè guardate i dettagli, poi tutto dorato. Che spettacolo. Ma con questo soffitto poi. Ah, è vero. Ah, ma è giocattolo, mi sa. Ah. Okay. Sì, sì, sì. È giocattolo. Ah, guarda, qua abbiamo anche il pianoforte, ragazzi. Non può mancare, ovviamente, che meraviglia. Un quadro. E poi anche qua abbiamo un altro angolino di relax con la poltroncina, la specchiera. Guarda quanti bastoni qua.
Cioè, ragazzi, guardate quanti ombrelli, bastoni. Sì, ma che bella anfora gigante. Eh no, l'anfora è spaziale. Beh, ma come tutta la stanza. Cioè, allora, tutto inventariato anche qua, vedi? Sì. Specchiera con cornice dorata, B26. Quanto mi offri, amore? No, allora, se ci fai caso, è una stanza comunque rimasta, tra virgolette, con poca roba. Perché, tipo, sì, se guardiamo là in fondo è tutta vuota. Sì, però è comunque veramente, rende tantissimo. Magari qualcosa sei riuscita a venderlo? Probabile, o magari anche è stato poi recuperato, magari qualcosa semplicemente se la sono anche tenuta, non lo so io come non lo funziona. So, se va all'asta in teoria non puoi prendere niente. Non lo so. Comunque questo rimane uno dei soffitti più belli che io abbia trovato, eh. Cioè, veramente, veramente bello. Tutti questi angeli, peccato che qua ormai è rovinato e mi è proprio saltato via. Però sì, proprio questo soffitto con questo lampadario. Sì, no, cioè tu pensa la sera con il camino acceso, cioè, seduti qua, tranquilli. No, no, spettacolo. Magari tu che sei bravo, cioè tu non è vero, non è capace, però se tu fossi capace a stronzare qualcosa, no? Suonarmi una bella canzone, sì, una melodia. Magari, sì. Cioè, raga, ma sarebbe un sì, no, sarebbe stato bellissimo, cavolo. Ragazzi, incredibile, ancora la pelle d'oca, troppo cioè, bella, meraviglioso, cioè, la stanza perfetta perché sì, è la padania della Madonna, soffitto affrescato incredibile, pianoforte, c'è cioè, tutto l'essenziale che piace a me nell'urbex, il vintage, il decay. L'unica cosa che avrei aggiunto, raga, era una bella carta da parati, perché qua sì, c'è questo, guardate com'è, gira un po' la fotocamera, ah, amore, vero. C'è questa sorta di di telo, vedi? No, è carta da parati, ma è semplice. Ma è tipo a telo, non è? Sì, è vero. Carta. Scusa, della carta da parati. È vero. È venuta via. Peccato, cavolo, la carta da parati qui sarebbe stata qua perfetta. Avrebbe dato quel tocco in più alla mia tele. Insieme no. A bel tappeto. È carta da parati. Sì, è color... vissuto. No, è vissuto. Sì, è vissuto. Sì, comunque con la stanza. Quella stanza che è non rende. Capito? Cioè. Peccato, ecco, solo quello. No, sarebbe stato meglio proprio quelle. Prende quelle proprio belle vellutate che no, si trovano tipo, poco. Sì. Cioè. Però vabbè, raga, rimane no. Comunque una delle stanze più belle. Lampadario. No, lampadario, ragazzi, è bellissimo. Mamma mia. Ok ragazzi, direi di proseguire. Tra l'altro sì, qua abbiamo un fucilozzo che però è un giocattolo, ragazzi. E anche il camino non mi piace, con quelle piastrelle lì da cucina proprio, da... Sì. No. È particolare. Dettagli che fanno un po' perdere, però vabbè, ci sta. Andiamo di qua. Ok, andiamo di qui ragazzi. Tanto vabbè, adesso poi ce le guardiamo tutte. No, abbiamo zanzare. Ok. Ah, ok, questa stanza è rimasta vuota. Abbiamo un soffitto altissimo, non affrescato, ma con dei semplici decori in gesso. Guarda che abbiamo lo stesso camino con è vero. Stesse piastrelle sì. di diverso colore. Questo colore già le apprezzo sì, di più. Esatto, è vero, è più armonioso. Ed è più in tinta. Sì, esatto. Capito, invece sì. Di là quel giallino proprio da cucina. No, è vero. E anche qua hanno quella carta... È vero, sì. Che tra l'altro... Vedi, si è impregnata tanto di umidità comunque. Qui invece è in legno, mentre di là invece non ci ho fatto caso che materiale fosse. Marmo, ok. Qua invece ce l'abbiamo in legno con una specchiera bellissima, tra l'altro. Ok. Qua abbiamo 2017, però... Ah, ok. È servito per un certo trasloco sicuramente, perché ho visto che un sacco di cose le stavano mettendo via. O magari per oggetti che hanno venduto o che hanno spostato ad una casa d'aste. Sì. Vedendo che comunque sono tutti catalogati proprio per l'asta. Ok, direi di vedere anche la stanza adiacente. Poi nel caso vi faccio i dovuti dettagli, ragazzi.
qua? Bella, una sala da pranzo, ragazzi. Mamma. Questa è molto bella. Che spettacolo. Guarda quella lì. Fischia. Ma anche il soffitto qui quanto è altissimo. Oddio, che ventaglio di piume di boh. Ah, è vero, raga, questo è un ventaglio fatto con delle piume. Pazzesco. Bellissimo. Dettaglio nuovo sbloccato. Non l'avevamo ancora trovato. Che meraviglia. No, ma guarda. Che bello. Peccato, sempre decapitati, sì, qua gli manca un braccio, qua è decapitato, però indubbiamente è bellissimo, è tipo un portafiori, vedi? Sì. Qua si mettevano i fiori, ragazzi. Questo qua ce l'avevo anche mio nonno. Ah, il coperchio di quello, sì. Che sembra una fada mela, tipo. Sì, una mela. Guarda che dispensa. Gigante. Fischia anche quella teiera, che bella. Sì, diciamo che hanno un sacco di cose molto carine. Sì. Anche questo. No, un portafrutta, sì, tipo. Questa stanzatina qui bella. Bello. Perché però guardate, è tutto veramente un po' rotto. Sì, e beh, saranno qui anche da un parecchio tempo ormai, sì. E questo, cioè, ragazzi? Ma dai, che roba è? Che cavolo è? Non lo so, questo sembra un rubinetto. Questo sia un rubinetto. Madonna. Ci mettevi dentro, boh, non so. Non lo so, questo si apre, no? Non lo so, ragazzi, fateci sapere voi di cosa si tratta. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sappiamo che appunto questo è un lavandino, andando a intuizione. Sì, un rubinetto, scusami. Sì. Però non sappiamo il suo utilizzo. Quindi fatecelo sapere voi nei commenti, che tanto sicuramente qualcuno preparato c'è. Bello comunque, anche il lampadario, guarda. Molto particolare. Bello, sì, quanta catena. Sì, perché comunque poi il soffitto è altissimo. Sì, vediamo qua se è rimasto qualcosa. Guarda anche il pavimento, come particolare. È vero? Bello, ma anche il tavolo, le sedie, cioè, che meraviglia. Comunque si vede che sono pregiati, eh. Sì. Qualcosa rotto, sì, sempre. Esatto, parliamo sempre. Vuoto. Guarda, vabbè, lì c'è ancora qualcosa comunque. Sì, c'è qualcosina, ma esce un odore. Questi piattoni qua. Sì, appoggiati lì su. Sì, anche queste teste. Che ore. Tagliate nel legno. Sì, ci sono parecchi dettagli, cosa Ah, questo cos'è? Ah, questo qua è una valigetta. Sì, ormai marcia, purtroppo. Sembrava tipo quella degli artisti, insomma, invece no. Non lo so. Un quadretto e una specchiera. Sì, un carta gloria. Con specchio, ma dai. Carta gloria non l'ho mai sentito nominare. No, nemmeno io. Ok, ragazzi, direi di continuare. Wow, già si intravede. Guardate che meraviglia. Bello, ragazzi, uno studio. Mamma. Madonna. Sembra gigantesco. Ma Dio, no. Ma dite che mi ero imbalsamato? Che bello, penso di sì. Sì, l'occhio. Sì. Ragazzi, guardate l'occhio, guardate proprio che... Guardate l'uccellino impagliato. Oh, pazzesco. Che meraviglia. Oddio, cosa sono, ragazzi? Degli archi? Sembrano degli archi, sì. No, vi prego. Sembrano degli archi, non saprei. Sì, alla fine era proprio la... Mettevi quel filo lì, lo chiamavi? Sì, sì, probabile, non lo so. Voglio fare la guerriera. Oddio, ragazzi, quante dentiere ci sono? Cavolo, è vero, mamma. Guardate qua. Ti servono dei denti nuovi? Mi piacerebbe. Ma guarda anche quante chiavi. Cioè, ma i libri. Devo guardare bene tutto perché sto veramente. No, guarda!
Mamma! Che spettacolo! Raga, una volpe! Però cos'è, una cicogna? Ma è una cicogna? Mai vista? No! E quell'altro là non lo so. Raga, lì ci dovete aiutare, no? Ma la volpe è stupenda. No, la cicogna a me piace di più. Non sì. L'ho vista la cicogna. No, la cicogna impagliata neanch'io, ma la volpe. Raga, ma che studio aveva questo signore? Sì, no, è gigante. Il signor Paolo. È gigantesco, l'avvocato. Beh, probabile. Se c'è qualche... Anche perché lui si è laureato come avvocato nel 1905. Sì. Ed effettivamente questo è uno studio parecchio datato, eh. Guarda, sì, sì. Guarda che sul muro là c'è un altro foglio, magari riesci a trovare qualcosa. Vai, vai, intanto io faccio vedere anche questo angolino. Vedete, ragazzi, con questi divanetti veramente belli. Molto probabilmente anche qua avevamo un altro quadretto appeso, vedete, è rimasto solamente il segno purtroppo. Anche qua mi sa che c'era un quadro appeso, vedete? Si vede nitidamente la forma rettangolare di un possibile quadro davvero, davvero grande, perché se la paragoniamo alle dimensioni del divano, vedete, è veramente gigantesco. Però sì, ragazzi, sono veramente affascinato da questo studio, perché gli studi già mi fanno impazzire. Poi quando ci sono comunque tutti questi libri veramente antichi e in più ben tre animali impagliati... Cioè, veramente. E poi abbiamo questo aggeggio che mi ricorda tantissimo il cupolotto di vetro che conteneva la rosa all'interno della Bella e la Bestia. Veramente spettacolare. Intanto la Fra ci voleva dire una cosa, ragazzi. Sì, ok, vai. Allora, di là abbiamo trovato l'attestato del signor Paolo che nel okay. 1905 si ottenne la laurea per giurisprudenza. Ok. Lui è suo fratello. Questo qua è lo studio di suo fratello. Ok. E lui si diplomò, si laureò nel 1905, il fratello nel 1909, si chiama Daniele. Quindi sempre giurisprudenza no, anche lui? No, in medicina e chirurgia. Ah, ok. Quindi lui era un dottore. Ma dai, sì, a parte che è un palazzo, comunque si apparteneva a una famiglia facoltosa. Eh sì. I figli di queste persone si sono laureate in giurisprudenza e in medicina. E cioè, sono due lauree di tutto rispetto, eh. Cavolo, cioè... 1905 uno e nel 1909 l'altro. Beh, chissà i genitori come erano comunque anche genitori, orgogliosi. Genitori. Giovanni. Non nominano mai la madre, ah, non... ma anche di là c'era figlio di Giovanni. Ah, ok. So. Boh, vediamo se riusciamo a recuperare altre sì, info. Sì, sì, sì. Tanto ci ha raggiunto Alex, ragazzi, e si è accorto degli animali e di tutto, e lo vedo lì fermo, paralizzato. Bella, eh. Vero, bello, cavolo. Ma la volpe? Sì, è bellissima. La Fra vota il cigno, e il cigno vota la cicogna. Cicogna. Ah, volpe, sono team volpe. Ragazzi, fateci sapere nei commenti voi se siete team cigno o team volpe. Allora, una cosa troppo bella. Okay. Questo qua invece è un attestato. Del signor Gianantonio, che è figlio di Paolo. Ah, ok. Paolo avvocato. Il Paolo avvocato che abbiamo tratto di là. Bravo. E lui, Gianantonio, suo figlio, nel 1946 si è laureato come suo papà. Ma dai, che meraviglia. Cioè, quando dicono che poi segue un po' le orme. No, infatti, famiglia. Sì, sì, qua lo ritroviamo questa cosa. Sì. Tra l'altro, ragazzi, c'è Alex molto vigile, perché come sapete io e Alex abbiamo l'arachnofobia, no dai, e c'è praticamente un ragno enorme che ci sta pedinando. Dove è andato? L'abbiamo perso, no brother, ce l'abbiamo addosso. Sicuro? No, secondo me è andato sul mobile. No raga, sono già morto, sono già morto, lo so, me lo sento. No, è qua, eccolo! Mamma mia, è andato sotto al tavolo, raga, non riesco a farvelo vedere. Eccolo lì che si muove, guardalo che bestia! È sotto questa gamba del tavolo, e tra l'altro là ce n'è uno morto. Vabbè ragazzi, siamo saldi. Perché... per la spiritualità. Esatto, si è nascosto, meno male.
Cioè, ragazzi, la Fra ha aperto il mobile. Guardate quanti libri. Assurdo, allora anche qua. Sì, meno, però comunque anche qua. Mamma cos'è mia. Cos'è questa Havana tobacco? Non farti domande quando ci sono lingue strane. No, vedi, sigari. Cioè, vorrei vederlo qualche libro che metto. Sì. E quando guardi film horror, no? Che leggono queste cose strane, in queste cose antiche. Sì. Se adesso minimo si risveglia la volpe e inizia a inseguirci. Già c'è il ragno, figli. Ok, ragazzi, in questo studio abbiamo fatto letteralmente già un viaggio nel tempo. È già... Oh, ragazzi, comunque adesso, a parte gli scherzi, è già la terza esplorazione di fila che ci riporta sempre al 1900, Ah, sì. Cioè, l'altra volta che c'era anche Jade, là, sì, in quel palazzone. E l'altra volta nella casa della centenaria, dove eravamo io e te, amore. 1900, inizi 1900, già la terza, bene. C'era un quadro grosso, Sì, lì era veramente grosso. Che dire, questa stanza è veramente spaziale, come tutto dal resto, però qua ritrovare proprio questi tomi antichi, tutti questi animali impagliati, soffitto affrescato, veramente è stato emozionante. E sarebbe bellissimo restare qui a sfogliare tutti questi libri, però purtroppo il tempo è sempre poco, ragazzi. Abbiamo anche altre mete oggi da verificare, da curiosare, quindi speriamo di riuscire a fare quante più tappe possibili, ma soprattutto anche per voi, per potervi portare sempre in un nuovo viaggio alla scoperta del nostro passato. Ok, ragazzi, lasciamo Alex a fare due scatti ancora in questa stanza, mentre invece noi proseguiamo con l'esplorazione.